Ciao ragazze, siamo a Bocca d'Asse, c'è anche mio marito ma non si vuole fare vedere. Prima o poi lo farò vedere, prima o poi ti farò vedere. Comunque abbiamo visto, qui c'è un matrimonio e praticamente un gabbiano voleva prendere un drone che volava in alto. Buongiorno ragazze, oggi è domenica e guardate un po' che cosa ho cucinato. Quiche Lorraine con zucchine, cipolle di Tropea, ovviamente uova e parmigiano. Poi zucchine grigliate, carotine fresche e le mie mitiche polpette. Eccomi ragazze, oggi è domenica, ieri non ho vloggato niente che era sabato perché veramente non c'era niente da vloggare perché siamo stati ad oziare tutta la giornata e poi alla fine siamo un po' usciti, la sera siamo andati un po' al Porto Antico a prendere un gelato e abbiamo incontrato anche degli amici, quindi insomma che la serata è andata discretamente. Sono qui in cucina che sto aspettando Alessandro, che è andato a fare il suo giro di moto quotidiano della domenica, e come vi ho fatto vedere ho cucinato oggi, anche se fa caldo, ma siccome non mi ci metto mai a cucinare qualcosa, avevo della pasta sfoglia, avevo delle zucchine, allora mi sono un po' ingegnata, ho fatto la quiche Lorraine che vi ho fatto vedere e poi avevo una svizzera. Faccio vedere la svizzera che avevo. Allora, avevo preso praticamente hamburger di puro suino dell'Alia, ne ho presa una sola e ci ho fatto le polpette. Poi come primo pensavo di fare le chicche di patate prese al Lidl con ovviamente il mio super pesto genovese. Allora, ieri prima di decidere di oziare, in realtà eravamo pronti per andare al mare. Praticamente non siamo usciti neanche, cioè, così tardi. Siamo usciti che saranno state le 10, 10 e un quarto, così. Appena siamo arrivati all'entrata dell'autostrada, ragazze, una coda infinita di macchine. Tanto che c'è stato un incidente poi verso Pegli, prima di entrare proprio nella riviera, diciamo, del Ponente. E alla fine abbiamo deciso di uscire dall'autostrada ad Arenzano, raggiungere Celle, ma ragazzi non c'era un posto neanche a pagarlo. Da Celle abbiamo continuato, siamo arrivati ad Albissola, abbiamo fatto praticamente tutto il giro del parcheggione, siamo andati alla stazione, niente da fare, quindi parcheggi zero, così zero, al che ovviamente abbiamo deciso di tornare a casa perché poi non ne avevamo più voglia, era già mezzogiorno e mezza, si moriva di caldo, siamo tornati indietro. Cosa che mi faceva troppo ridere è stata che io, vabbè, avevo preparato tutta la cosa, insomma la borsa frigo per andare in spiaggia e avevo preparato tipo l'insalata con i cereali, tutta sbattuta, no? Un'insalata di cereali, poi dei panini per mio figlio, eccetera,
alla fine, come dei disperati, siamo tornati a casa e abbiamo mangiato quel che c'era la borsa frigo. Vabbè, dai, poco male, avevo già il pranzo pronto alla fine. E niente, fatemi sapere che cosa avete fatto voi in questo weekend. Oggi mi sono svegliata tardi, anche Jacopo si è svegliato tardi, e quindi diciamo che è più o meno tra poco l'una e ho preparato, dunque, ho preparato qualcosa da mangiare, anche perché avevo delle zucchine che... Non so se vi capita, ma le zucchine sono sempre quel, diciamo, quell'alimento, quella verdura che almeno a me capita. Ne compro e poi la lascio sempre per ultima perché magari mangio prima l'insalata e poi. Comunque oggi mi sono dilettata nella cucina, ragazze, quindi spero anche che siano venute buone le polpette perché in genere mi vengono molto bene, cioè in genere mi vengono buone. Speriamo che anche la quiche Lorraine, allora la quiche Lorraine l'ho inventata, non che l'ho inventata io, questa ricetta l'ho inventata io, non so se si chiama così, se si fa così, perché non ho neanche guardato il libro, quello lì del Bimby, dove c'è proprio la quiche Lorraine. E quindi niente, praticamente ho fatto da me. Spero che il risultato sia ottimo. Bene ragazze, il mio vlog del weekend termina qui. Sapete che io ogni tanto vi faccio qualche pezzettino. E niente, io vi saluto, ci vediamo al prossimo video e grazie ancora di esservi iscritte al mio canale. Quindi saluto i nuovi iscritti e ci vediamo al prossimo vlog. Ciao!